aperto oggi le porte al pubblico la mostra La Bella Bambuzzena presso la Galleria Permanente Antonio Rocchi, nella sede storica dell'Istituto d'Arte per il Mosaico Severini. La mostra, dedicata ai tradizionali biscotti ravennati, sarà aperta al pubblico fino al 31 marzo. Ma questa è una mostra a cui io pensavo da diversi anni, perché questa produzione che fanno i fornai di Ravenna tutti gli anni per il giorno di Santa Caterina è una tradizione che io ricordo fin da bambino e penso che sia uno degli esempi di pop art che inconsapevole che abbiamo nella nostra città e che rappresenta una tradizione, in questo caso di tutti i forni e panificatori di Ravenna, che ognuno interpreta questa icona e questa iconografia a modo loro e se li inventa e se lo reinventa così come crede, a secondo dell'estro, della fantasia, della creatività di ogni fornaio. Abitualmente ognuno vede il proprio forno e la propria caterina, in questo caso ci è piaciuto invece cercare di far vedere a tutti che cosa producono i fornai di Ravenna in quella giornata e anche studiare il perché di questa tradizione che da molto tempo si perpetra a Ravenna e quindi ci interessa capire e vedere le origini di questa. Per quello alcuni studiosi di Ravenna, come appunto Anna Spizzuoco, ci ha regalato un piccolo scritto per cercare di capire da dove viene questa tradizione e come è nata a Ravenna, vista che è tipicamente ravennata. Se ci può parlare un po' delle caterine, che di questa grande specialità ravennate? Sì, dunque la caterina è un biscotto glassato al cioccolato che si fa nei panifici solo di Ravenna e nasce da una tradizione, si narra che sia un fornaio che era innamorato di una ragazza benestante qui di Ravenna e però i genitori non volevano che ci fosse un fidanzamento, un matrimonio fra di loro e hanno chiuso dalle suore di clausura la ragazza, che le suore di clausura appunto lavoravano con sarte, facevano le sarte eccetera, e il fornaio per fargli riconoscere il proprio amore per lei ha inventato questa caterina e gliela ha fatta donare tramite le suore. Quindi una specialità di cui Ravenna può essere orgogliosa? Io direi di sì, anche perché si fa solo esclusivamente a Ravenna, al di fuori delle mura della città nessuno lo fa, quindi è una cosa diciamo che è gratificante, è una cosa che riconosce la città, ecco. Ci può raccontare com'è nata questa collaborazione con questa mostra e la raccolta fondi? Sì, questa è una collaborazione che va avanti già da diversi anni. Linea Rosa è un'associazione che si occupa di sostenere e aiutare donne che subiscono violenza con i propri figli. Il 25 novembre è Santa Caterina, ma che cos'è? È anche una giornata per noi centri antiviolenza molto importante, perché è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Quindi insieme ai panificatori di Ravenna, già da diversi anni, è nata questa idea di legare questo momento purtroppo così particolare, perché è una giornata che è stata decretata a seguito dell'uccisione di 3 donne per mano del dittatore della Repubblica Dominicana. È nata questa idea di collegare questo momento anche storico così importante con un momento un pochettino più leggero, più goliardico, per fare comunque informazione. Quindi attraverso i panificatori abbiamo realizzato dei deplian che sono stati dati ogni qualvolta le persone sono andate nei panifici a comprare le caterine o i galletti, che dir si voglia. Ed è stato un po' spiegato questo, quindi abbiamo cercato di diffondere intanto la presenza sul nostro territorio di questa associazione che si occupa di tutelare e sostenere le donne che subiscono violenza e allo stesso tempo di dare informazione su questa appunto attività. Sonia Bertazzini per Ravenna Web TV.